Buone notizie per la Fiorentina e per il comune di Bagnoaripoli. La tanto attesa sentenza sul Viola Park è arrivata. Il TAR ha definito inammissibile il ricorso di Italia Nostra, dichiarandolo tardivo. Il tribunale non è entrato neanche nel merito, ma tanto basta per andare avanti con i lavori senza necessità di interromperli. La sentenza dunque permetterà di rispettare i tempi secondo i quali la società spera di potersi trasferire con tutte le sue squadre maschile, femminile e giovanili dal settembre 2022. Mentre il club Viola ha preferito non commentare ufficialmente, ha espresso grande soddisfazione il sindaco di Bagnoaripoli Cassini. Sicuramente la sentenza del TAR ci soddisfa appieno, perché i lavori per il nuovo Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina qui a Bagnoaripoli, può proseguire. Il percorso che l'amministrazione comunale di Bagnoaripoli aveva intrapreso era sicuramente un percorso assolutamente rigoroso, rispettoso di tutte le norme e le leggi in materia di urbanistica e, devo dire, condiviso peraltro con tutti gli altri enti, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana e anche la Soprintendenza, che su questo, come sappiamo, si era espressa positivamente, dando anche delle prescrizioni proprio in ordine paesaggistico. Ma sicuramente è anche un progetto di cui tutto il territorio fiorentino, non solo per le Bagnoaripoli, tutta l'area sud sicuramente di Firenze, questa porzione di Toscana, potrà sicuramente onorarsi, perché è un intervento di assoluto livello. Proprio mentre arrivava la decisione del TAR, il sindaco Nardella confermava l'inserimento del Franchi tra le opere da riqualificare con il Recovery Fund, quasi un segnale che dopo un allenatore con la voglia di costruire qualcosa di importante a Firenze, finalmente anche sulle infrastrutture qualcosa si muove.